Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019 sulla Italian Rice. Allora ragazzi, doveva esserci la live, purtroppo doveva esserci una live. Come sempre io, essendo che sono un ragazzo molto fortunato, ma molto, ogni volta che cerco di fare qualcosa, cosa succede? Succede che c'è sempre qualcosa che non va. Allora, ho provato a far partire la live, non avendo purtroppo le cuffie, è successo un casino, perché si è incominciato a sentire la mia voce del microfono, le casse, il desktop, il videogioco, si è intrecciato tutto, è incominciato a venire fuori un bordello fuori dal normale. Purtroppo ragazzi, non avendo le cuffie è un casino. Io le cuffie purtroppo non ne ho, fino adesso ho utilizzato quelle che utilizzava mia mamma per guardare la televisione, perché mia madre ha un problema alle orecchie, purtroppo è sorda, porta gli apparecchi. Essendo che non ha adesso apparecchi, perché sta aspettando che gli arrivano quelli della mutua, gli hanno detto che ci va un anno, purtroppo ho dovuto dargli quelle cuffie lì, che sono le sue, non sono cuffie da gaming, però andavano bene lo stesso. Purtroppo la situazione è quella. Allora devo cercare di adattarmi. Giovedì prenderò quelle lì, farò la mia diretta live e poi gliele ridarò. Purtroppo ragazzi, devo fare così, perché non avendo purtroppo i soldi per comprarle, sono obbligato a fare così. Quando arriverà il momento che avrò qualcosa di soldi, le cuffie le prenderò. Allora ragazzi, intanto io mi sono portato avanti leggermente, come potete vedere ho comprato un po' di cosucce, ok? Allora io direi di fare una cosa, dovrei lavare l'aratro, però essendo che poi dobbiamo ancora arare e dobbiamo arare molto facilmente qua vicino, cioè arare quasi subito praticamente, allora io direi di fare una bella cosuccia. Depositiamo, figurati se non andavo a sbattere, andiamo a depositare il nostro aratro esattamente qui, no, così, esatto, così. Scusate ragazzi, ma è un bel po' che non gioco a Farming e mi impappinavo già prima con i tasti, quindi adesso ragazzi, che sono mesi che non gioco, è peggio, quindi abbiate pazienza e boh. Allora, io vi ho detto, mi sono portato un po' avanti. Adesso dovrei fare una cosa, prima di tutto prendere sempre questo trattore qua, perché gli altri bene o male sono impegnati, quindi andiamo qua, intanto mi sa che dobbiamo dare via anche la mietitrebbia, stavo tagliando, ecco, subito ho beccato col punto giusto. Ok, allora dobbiamo andare a riempire questo di calce, però prima, esatto, dobbiamo dargli via alla mietitrebbia, che non, sicuramente non va, perché ecco, fatemi vedere, 100%, perfetto. Allora, ecco, figurati se devo, oh, scusatemi ragazzi. Ok, allora andiamo qua. Ero venuto prima per dare il diservo, ma come avete potuto immaginare
io non so perché. L'operaio qua ultimamente fa schifo, ma vi dico la verità, fa veramente schifo. Dai, vai con Dio. Se a tua moglie ci penso io. Allora, qua ci siamo. Adesso qua è stato tagliato, dobbiamo andare a caricare. Ci manca solo sto pezzettino, abbiamo quasi finito di caricare la cosa, ragazzi. Spero che si senta bene, perché purtroppo è come sempre. Allora, io non riesco a capire perché non vai. Dai. Ok. Vediamo un attimino. Allora. Purtroppo, ragazzi, ultimamente il pirlotto qua dell'operaio è un po' un tutta parata. Devi indirizzarlo giusto, perché sennò non fa niente, un pirlotto. Allora, ragazzi, io cercherò di vedere giovedì di portarvi sta live, se ci riesco, spero, ragazzi, perché è un po' problematica la cosa. Purtroppo la situazione è abbastanza gravotta, perché finché non si hanno le possibilità, ragazzi, qua la situazione è veramente grave. Questo, figurati se non doveva andare nel fosso. Sante creoline. Allora, fatemi vedere. Ma di là c'è erba, però. Ma dai, su, però non è possibile. Ragazzi, qua devo far tutto io, perché sennò non ce la faremo mai. Allora, gli operai, come potete vedere, ragazzi, qua sull'Italian Rice fanno schifo, ma veramente schifo. Cioè, devono per forza modificare, mettere a posto qualcosa, perché ragazzi, vi dico la verità, fa veramente schifo la situazione. Purtroppo devi fare tu i lavori, perché sennò l'operaio si impapina, si intrappola, va a finire nel fosso, non riesce a lavorare. Li ho già raccolti 350 milioni di volte, però purtroppo è così. Adesso io direi di fare una bella cosuccia, perché qua ci siamo. Ok, e andiamo subito a diserbare qui. Diserbiamo immediatamente qui. E così almeno, ragazzi, piano piano ci portiamo avanti. Allora, io ho fatto un piccolo debituccio, perché ho voluto comprare due campi, perché purtroppo, avendo solo questo campo qua, cioè partivi praticamente solo con un campo barra due, mi sembra, quindi ho dovuto per forza comprare due campetti d'asciutto, anche perché purtroppo noi partiamo senza culture, senza niente, dobbiamo praticamente partiamo solo con i soldi qui, quindi non abbiamo tanta roba da
non abbiamo niente da vendere, non abbiamo niente, quindi dobbiamo in qualche modo arrangiarci. Qua è stato messo tutto, e dico tutto ragazzi, asciutto, io non so perché. Sono risaie da bagnato e hanno messo tutto asciutto. Ok, per carità, va anche bene. Però non so perché hanno fatto questo lavoro. E un'altra cosa, ragazzi, guardate, adesso vi faccio vedere. Sembra che andiamo a sbattere, ma gli passiamo praticamente attraverso. Quindi diciamo che non ci sarebbero neanche problemi. No, l'albero no, l'albero collision ce l'ha e va bene, e sono d'accordo. Quelli qua sulla sinistra fanno un po' schifo da vedere, quindi la mappa. Diciamo che è un po' da elaborare, un po' da mettere a posto, però comunque è una gran bella mappa, eh. Allora, intanto noi qua il diserbo gliel'abbiamo dato, siamo praticamente a posto. Adesso dobbiamo dargli il fertilizzante. Allora, il fertilizzante, ragazzi, dobbiamo. No, ho sbagliato. Così. Allora, io ragazzi qua io mi sono allontanato veramente tantissimo. Scusatemi. Ma che cacchio è successo? Ah, ok, mi ero sbagliato io e ho abbassato. Infatti dice non va più. Allora, anche questa dobbiamo fare una bella cosuccia adesso. Dobbiamo andare di là dove c'ho il diserbante e andare a attaccare, cioè a depositare questo, perché purtroppo ho del fertilizzante liquido. Non ne ho tanto, ne ho pochino, però. Voglio eliminare il fertilizzante liquido. Quindi, allora, facciamo così. Scarico qua. Perfetto. Fammi vedere un attimino. Abbiamo. Sì. Ok, allora andiamo a mettere il fertilizzante, quindi voglio fare fuori prima il fertilizzante liquido che abbiamo, perché se no ragazzi non so cosa farmene, venderlo non me lo segna, quindi non posso venderlo. E allora adesso carichiamo quello che c'è, che praticamente ce n'era un po'. Andiamo a caricare, vedere se ce ne sta ancora un pochettino dentro da questo fertilizzante qui. Perché il fertilizzante, ragazzi, è questo qua, quello che c'è, di liquido che vi dicevo. E dentro qua il capannone. Figuratevi se. Ah no, l'ho centrata, ragazzi, non so come ho fatto, ma l'ho centrata. Ok, vediamo. No, ce n'è ancora, va bene. Ok, andiamo a buttare il fertilizzante liquido e poi una volta finito questo, ragazzi, il fertilizzante liquido io non lo uso perché non voglio avere troppe cose, cioè una macchina che utilizza troppe cose. Quindi o utilizzo il fertilizzante o utilizzo il diserbante, no. Allora a questo punto qua voglio utilizzare il diserbante liquido e il fertilizzante solido. Quindi allora apriamo il tutto, gli diamo il via così almeno si va a stampare da qualche parte, sono sicuro al 100%, perché sicuramente sarà così. E andiamo subito immediatamente a allora vai. Allora, abbiamo da andare di là, tanto la mia T3bia lì ha finito. Dobbiamo praticamente
scaricare la mietitrebbia. Possiamo lasciare un attimo il trattore qui. Prendiamo la nostra mietitrebbia, andiamo a scaricare il tutto. Quindi devo solo adesso capire come si apre. No, come si apre, abbassa, accedi, no, così ruota, no, passa lama, accendi, abilita, andana, estendi condotto, vabbè. Scusate ragazzi, ma non mi ricordo più i tasti, quindi sono obbligato per forza a guardare. Quindi portatemi pazienza. Ah, ma la posiamo qua dentro. Facciamo così. Ok. Perfetto. Adesso dobbiamo andare fuori qua per prendere l'altra lama, perché purtroppo l'avevo lasciata qua fuori da pigliarla. Quindi andiamo qua. Andiamo a prendere la lama. E mi devo incastrare. E la cacca puzzolente. Ok. Ci siamo. Ce la faremo prima di domani sera, forse. Allora. Meno male che per adesso abbiamo sta mietitrebbia piccola, ragazzi, perché sennò non passiamo da nessuna parte, quindi sarà probabile che dobbiamo poi prendere una mietitrebbia un po' più grossa, ma la lasceremo fuori, sennò non riusciamo a fare nulla. Allora, andiamo subito a tagliare il nostro mais. Come sempre noi dobbiamo lavorare tanto il trattore. Dove è finito, ragazzi? No, sta andando. Ma aspetta, dove è finito il trattore? Indovinate un po'. Nel fosso. E voilà, vattene e non tornare mai più. Ah, sante creoline, ragazzi, qua è una cosa assurda. Adesso aspettate solo 2 secondi, perché finisco 2 secondi qui e poi vado a mettere il trattore dall'altra parte. Perfetto. Ok, quindi facciamo così, no, nel fosso no, andiamo di qua, tanto non c'è collision, meno male, se no spaccavo tutto. E qua purtroppo c'è cotone, ragazzi, c'è il cotone, quindi andremo a affittare per forza la mietitrebbia per il cotone e taglierò il cotone, lo raccoglierò, e quindi andiamo qua, tu qua, ah no, forse è al 100% questo, fertilizzato al 100%, minchia, signor tenente, bene, allora facciamo così e chiudi tutto l'ambaravanga, perfetto, andiamo a dargli una lavata alla nostra pistolina e andiamo subito, immediatamente, a portare la mietitrebbia di là. Allora, qua ci siamo, qua ci sono dei glitch grafici che non ho capito. Allora, intanto poi dovremmo dare via subito alla calce. Allora, facciamo una cosa, ragazzi, facciamo così, lasciamo questo qua. Andiamo a prendere la mietitrebbia e andiamo un attimo qua, così almeno andiamo subito a tagliare il nostro campo 7, che dovrebbe essere questo qui.
dovrebbe essere questo, ragazzi, il campo 7. Quindi, allora qua è tutta pioche. È tutta pioche. Allora, qua. Qua è così. Niente, andiamo. Questo chaparat, no, non mi ricordo come si accendono le luci, esatto, così, perfetto, andiamo, così intanto qua si potrebbe già anche incominciare a buttare la calce bianca, così visto che ci siamo buttiamo la calce bianca dappertutto, ho messo la ratura obbligatoria, perché è giusto che sia così, ragazzi, non deve essere diverso, è giusto che sia la ratura obbligatoria, come nella realtà, quindi bravo. Allora andiamo qua, ci infiliamo qua dentro e scarichiamo. Perfetto. Ok. E uno, siamo a posto. Allora, andiamo indietro. Il portone lo portiamo via, tanto chi se ne frega. E andiamo indietro. Poi ho già un carro grande per l'insilato, però ragazzi io stavo pensando una cosa, perché per l'insilato qua ci sono i carri, purtroppo quel carro là mi sa che è un po' troppo grosso per queste stradine, vediamo un attimino come fare, ma mi sa che è un po' troppo grosso. Ok. Allora intanto mi infilo qua dentro, perché dobbiamo poi svuotare la mititrebbia. Ok, andiamo a prendere questo qua e andiamo a prenderci la nostra calce bianca e incominciamo a dare la calce bianca. Purtroppo ho dovuto prendere due di questi, uno è questo qua, perché automaticamente, ma perché io sono un coglione, scusatemi, ma così giusto, esatto, calcio
Allora, facciamo un po' così e ragazzi io non mi ricordo più la distanza che spara sto coso. Andiamo lì via. Io di solito butto prima a calce bianca, poi aro, eccetera. Ma essendo che purtroppo mi ero dimenticato, ho prima arato. Tanto devo poi passare anche il coltivatore. Scusate ragazzi, bevo perché non ce la faccio più. I pezzi che te la lascia lo faremo, eh. Ok, allora ragazzi facciamo una cosa, io questo video lo interrompo qui, intanto registrerò un altro video di fila perché è giusto, così voglio portare degli altri video su farming, anche perché adesso vi dico la verità, ho una gran voglia di giocare su farming, quindi mi porterò avanti anche con un po' i lavori sia qua che sull'altra mappa. Sull'altra mappa ho già predisposto un po' le cose e inizieremo a breve. L'unico problema è che abbiamo un campo solo, che oltretutto non è coltivato, quindi è solo arato. Quindi dobbiamo per forza iniziare a seminare. Minchia, ok. Quindi ragazzi farò così. Allora, io adesso facciamo una cosa. Devo subito andare a caricare l'altra perché non ce n'è più. Ecco, l'unico problema di questo ragazzi è che ne tiene veramente poco. Ma veramente, veramente poco. Sì, però ok, abbiamo già finito un bancale, porca miseria. Bene, andiamo. Perfetto. E ora. Allora, di qua. Dobbiamo andare subito di qua. Fatemi vedere un attimo dove è il punto giusto. Esatto, qui. E vai. Vai. Ah. Bene, allora ragazzi. Mi raccomando, sempre tanti bei pollicioni all'insù, vi chiedo ancora perdono per quello che è capitato, purtroppo sapete che io sono veramente fortunato nella vita, no? E quindi è così, ma ci metteremo in quadro, vedrete che piano piano le cose le faremo insieme. E condividete i miei video, e lui come sempre va bene. Oh, è per quello che piove. Ce l'ha fatta ragazzi, va bene. Ce la farà? Sì, vabbè. Ok. Bene ragazzi, con questa cosa fuori, cioè dai gangheri, vi saluto, ok? Ciao ragazzi, un bacione e un grosso abbraccio dal web. Ciao, al prossimo gameplay.